del mare quest'anno per una stagione che si preannuncia con il cartello del tutto esaurito. È già innato un altro hashtag, il caro spiagge, stimato intorno al 20-25%. Nel paniere dei prezzi al rialzo spicca quello delle concessioni demaniali. Beh, credo che alcuni aumenteranno i servizi, mi auguro che aumentino anche i servizi in virtù dell'aumento del prezzo. In generale, sia la materia prima, in questo caso dei prodotti che noi utilizziamo, dei giochi, degli ombrelloni hanno avuto dei rincari, anche dei servizi che noi dobbiamo offrire, avendo noi bisogno di più personale per dare il servizio, sicuramente dei costi sono aumentati, però credo che in virtù dell'aumento del costo ombrellone spiaggia corrisponde un aumento dei servizi per dare alla clientela un giusto rapporto qualità-prezzo. Ma in sintesi l'ombrellone quest'anno costerà di più? Noi personalmente non abbiamo aumentato, credo che altri non abbiano aumentato, alcuni hanno adeguato, però teniamo presente che sono molti stabilimenti balneari che negli anni, da decenni, non hanno mai ritoccato più di tanto, voglio dire, quindi bisogna un attimo trovare la quadra, tenendo presente che noi siamo comunque l'unico settore dove paghiamo il 22% di IVA sul servizio, alberghi, bed and breakfast, camping, ovunque si paga il 10%, noi paghiamo comunque, scontiamo il 22% di IVA, che comunque, ahimè, è una voce abbastanza importante. La Bolkestein ha già ottenuto a suo modo un risultato se l'analisi di costi e di ricavi include il servizio reso alla clientela che viene passato al setaccio, non per puro spauracchio della concorrenza straniera, ma per volontà di non deludere chi da anni sceglie la stessa spiaggia e lo stesso mare. Mi auguro ci sia una riorganizzazione e la tutela comunque delle imprese che sono esistenti, perché non si può pensare che prima del 2009 chiunque abbia investito la propria vita si trova scippato da un'azienda che era legittimamente autorizzata a essere espansa e ad avere degli investimenti. Oggettivamente io credo che siamo nel momento giusto per una riforma organica di tutto il settore. Si parte dalla mappatura? Necessaria, perché tutti pensano ai sedimenti balneari, ma abbiamo i fiumi, gli impianti di salita, abbiamo le montagne, i laghi. D'altronde la Germania i mercatini del Reno, famosissimi per Natale, li ha tolti subito dalla Bolkestein. Il 2023 segna un passaggio obbligato in ogni caso, una rottura inevitabile con il passato.